Guerrantino, presente. Castellano, presente. Borgia, presente. Biglini, presente. Castellano, presente. Casuta. Baratta, presente. Migliorino, presente. Pecora, presente. Chirico, presente. Rizzo, presente. Ghinicuolo, presente. Quindi allora, buonasera a tutti. Prima di iniziare il consiglio comunale, voglio già avete conosciuto il nuovo maresciallo della stazione di Rutino, il maresciallo del comandante di stazione qui a Rutino, dove noi vi facciamo i migliori auguri e soprattutto di collaborazione con l'amministrazione e con tutta quanta la cittadinanza. Siamo sempre a disposizione, come sicuramente lei lo sarà con noi. Auguri maresciallo. Poi ritorna in consiglio comunale Angelo Villino dopo la traumatica incidente che ha avuto. Anzi, siamo stati vicini, sono stati tutti quanti vicini, siamo contenti che questa sera sei qua di nuovo tornato in consiglio comunale e siamo sicuri che ritornerai più forte di più. Grazie. Allora, adesso iniziamo con il consiglio comunale con i due argomenti di oggi. Primo è l'approvazione del verbale della seduta precedente. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, se no procediamo alla votazione. Qualche intervento? Su quale argomento? Io non c'è, quindi c'è. Ok. Ok, allora. Procediamo alla votazione. Come volete, potete sia votare a favore, sia astenervi, sia votare contrario, non c'è una norma che specifica la situazione. Chi è favorevole? E mi astengo. E come si chiama? Ghinicuolo. Ghinicuolo. Quindi astenuti, Ghinicuolo. C'è Rizzo. Io non c'è, non è giusto. Sì. No, vabbè, se volete votare a favore, non è un contrario. Nessuno. Noi votiamo chi è a favore, tutti a favore della maggioranza, chi è che vota contrario? Sono io perché sicuramente voterò contrario un'altra volta. Contrario di Roma. Immediata eseguibilità. Stessa votazione per la disabilità? Sì. Ok, stessa votazione per la disabilità. Allora, secondo argomento è delibera di consiglio comunale avendo ad oggetto approvazione dello schema di convenzione e relativi elaborati progettuali per la realizzazione di un fabbricato che si articola in tre unità abitative da realizzarsi nel comune di Busta alla località Corticelle, soggetta al rilascio di permesso a costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28 bis del DPR 380 del 2001 e approvazione variante alla convenzione. Volete che leggo tutta la trafila oppure per voi come volete? Se non... Allora, prima di iniziare la discussione, tolgo la mascherina per essere più chiaro, per farvi capire meglio, devo dire che questo di stasera per me è un consiglio comunale storico che farà la storia di questo comune. Ci sono stati tanti consigli importanti, questa sala ha visto molte adunanze dove si decidevano le sorti di questo comune, ma questo oggi
è un impegno che non solo l'amministrazione che oggi è qui si sta prendendo, ma credo anche da parte della minoranza, perché era un problema che sussisteva a Corticelle da oltre 40 anni, da quando fu realizzata la scuola, perciò sono più di 40 anni. Quest'oggi siamo qui in Consiglio Comunale per dare finalmente quel doppio senso a quella strada che per anni è stata sintomo di problemi, di problematiche nella frazione di Corticelle, perché come sappiamo c'era un pulmino che poteva salire però non poteva scendere, bisognava impiegare delle persone a far sì per garantire il doppio senso. Oggi in questo Consiglio Comunale finalmente, e spero che sarà così, daremo finalmente la risoluzione di un problema che da anni affligge la frazione Corticelle, ma non solo, ma tutta la comunità di Custa. Perciò adesso lasceremo libero, logicamente, parere a tutte quante le persone che interverranno nel Consiglio Comunale, però oggi questo Consiglio Comunale sta facendo la storia di questo paese. Prego, adesso il dibattito è aperto. Allora, il fatto che oggi si va in consiglio storico per quella strada mi sembra proprio che non è così. Perché il consiglio storico è stato il 6 di giugno 2019, quando fu approvata una convenzione con una strada che doveva essere realizzata almeno un anno fa. Praticamente in quella convenzione fu stipulato un progetto in cui il sottoscritto praticamente si era andato in chiesa a pregare i santi, forse avevano fatto prima a fare il miracolo. Ci ho messo 2 anni per convincere il proprietario a fare la strada. Poi non ci voglio dire che è un consiglio storico. Allora eravamo arrivati al dunque di fare la strada, quando il proprietario venne al comune per ritirare la concessione. Questo è successo a settembre, lei non ci chiede il testimone, tra la quale gli fu detto che quella strada non era a doppio senso ma era a senso unico. Quindi si doveva tornare in consiglio per modificare quel progetto. Questa fu la prima menzogna che fu detta qua. Aspetta, mi potrei concludere l'intervento e dopo c'è la notizia. Quindi il problema dov'è? Il problema dov'è? In quella convenzione la strada era a doppio senso, ma poi sono cominciato le pietre di punta per non fare quella strada solo perché ero io che avevo cercato di fare, aiutare quello che ha persone che riuscivano a salire, e io ho visto con i miei occhi donne scendere a marcia indietro su quella strada che era pericolosissima, e io ho pregato di fare quella strada, mi sono messo, ma sai quante volte e quando è successo il fatto che ho detto prima? Io vi invitai a scendere sulla zona per verificare la strada. E in effetti era come dicevo io. Quel comodo medico, ingegnere, è stato fatto da te e da così. Quindi, che non era a doppio senso, questa era una nostra stanza. Quindi, era così. Però il problema dov'era? Non si doveva fare prima delle elezioni. Non si doveva fare. Come infatti io ho chiesto tante volte, ma la licenza è stata ritirata? No, non è stata ritirata. Poi adesso oggi mi accorgo che la licenza è stata ritirata a gennaio 2020. Quindi come mai da gennaio 2020? Non è così. La concessione. La concessione, la c'è una data. Quindi non è stata fatta fino adesso. Il motivo non lo so, non è che questo è un progetto nuovo. Poi mi trovo con un... è stato assegnato dei valori a questa ditta, che non so, ITEC, non so come si chiama,
il 30 di settembre. Quindi il 3 di settembre lui doveva fare i lavori, ma quali lavori? I lavori della vecchia convenzione o di quella che portate oggi con sé? Perché quando è stato fatto, è stato dato l'incarico, comunque anche con la spesa da affrontare, a un certo punto, vabbè, si fa la strada, finalmente si fa la strada. A un certo punto quella strada non era quella della convenzione dove era stata fatta il 2019. Ma io personalmente, passando di là, ho visto che è stato fatto lo sbagliamento tutta un'altra parte, una strada. E quale strada è questa? No, oh, questa è una strada di cantiere. Una strada di cantiere. Scusate, io per fare una strada di cantiere, oppure per fare un posto nel terreno, devo avere le autorizzazioni dal comune e dagli enti competenti. Oggi che fate? Mi portate in consiglio una nuova convenzione su quella strada già fatta. È come se io praticamente la faccio una casa, poi vengo al comune e scusate, ma volete fare il progetto che ho fatto una casa? Quindi adesso mi dovete spiegare, uno, come fate ad approvarlo, due, perché prima non è stata fatta quella strada. E mi dite che praticamente oggi è una giornata storica, è il 6 giugno 2019, poi che era quella? Chi ha detto che non si doveva fare fino alle elezioni? Spiegatemelo. Adesso praticamente io voglio vedere come fate ad approvare questo nuovo progetto con la nuova convenzione. E voi lo sapete che la strada è stata già fatta, quindi non potete dire che non c'è. Ok. C'è qualche altro intervento da parte? Sì. Allora, io sono d'accordo con il sindaco che quando si fa un'opera per la collettività è sempre un momento importante. Su questo non si discute. Noi siamo tutti favorevoli che questa strada si realizzi. Però io guardando le carte, forse questo è il mio difetto, questa è una pratica piena di incoerenze che non è facile sanare, a meno che non vogliamo chiudere gli occhi, ma io penso in questa cosa. E vi spiego perché. Allora io vi leggo quello che poi sarà legato alla delibera. Premesso che in data 15/4/2019, con protocollo 1261, la signora Ferrazzano Carnera ha presentato domanda di concessione di convenzione per la realizzazione di 3 appartamenti. Il Consiglio Comunale, in data 6/6/2019, con delibera numero 24, approva la convenzione con parziale sconto degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione di una strada completa, tranne l'asfalto e la pubblica illuminazione che sono a carico del Comune. In data 3/10/2019 viene firmata la convenzione. In data 13/1/2020 viene rilasciato il permesso di costruire, numero 8. Che in data 29/9/2021, protocollo 3970, la signora Pirazzani comunica al Comune la cessione volontaria e gratuita della strada a favore del Comune di Custine in cambio di tracciato della strada, che con nota 6/9/2021, protocollo 3624, versa la prima rata di euro 1.300, successivi due rate coperta da polizza di risorse. Come mai la prima rata del permesso di costruire è stata pagata dopo 19 mesi e non ha fatto per dire della concessione. In data 28/9/2021 sono iniziati i lavori, che in data 29/9/2021 si conviene e si stipula tra la signora Ferrazzano Carmine, responsabile dell'ufficio tecnico, l'ingegnere Cipriano Fabio, il cambio di tracciato della strada, penalizzante rispetto al primo tracciato, senza spiegare i motivi tecnici e quale miglioria per il comune, che la signora Ferrazzano inizia i lavori il giorno 39/2021, in pari data con protocollo 3695, la signora totale di metri quadri 334 circa, gratuitamente, dimenticando che la convenzione firmata prevede uno scomodo di oneri di urbanizzazione per la cessione della strada nella zona diversa da quello stabilito nella convenzione, dalla Ferrazzano in data 3/10/2019. In data 23 settembre 2021, con determinati dell'ufficio tecnico numero 165, viene affidato tramite MEPA, che in data 39/2021, con determinati dell'ufficio tecnico comunale numero 168, viene di nuovo affidato il completamento della strada alla ditta Hi-Tech Italia, con affidamento diretto invece di invitare almeno 3 ditte per avere un ritorno economico.
figlio della proprietaria, anche questo è una coincidenza. La prima convenzione prevedeva una volta completata la struttura, si trasferiva al comune da strada prima di mando strada di dimensione che il comune doveva completare. Viene spontanea domanda, a quale tracciato si riferisce? A quello della convenzione firmata nel 2019, settembre, o al tracciato diverso che la signora Ferrazzana ha protocollato la richiesta al comune? I lavori del tracciato cambiato hanno avuto inizio il 30 settembre, corrente anno, dichiarando che si stava realizzando una strada di tempo. Successivamente il sindaco convoca il Consiglio Comunale il giorno 11 di corrente mese, con all'ordine del giorno modifica a convenzione per recepire la parte della strada già quasi realizzata. È chiaro che si sta facendo del tutto per accontentare qualcuno. Come mai questo comportamento? Se esistono dei validi motivi per cambiare la convenzione, il tracciato della strada, perché non è stato convocato prima il Consiglio Comunale e poi dato la possibilità di iniziare la lavori stradali? Invece ci troviamo ad accettare un tracciato che rende anche difficile il transito di un automezzo che trasporta lui. La convenzione prevede il termine ultimo dei lavori entro 3 anni. Dal direttore della concessione prima di quella data il comune non diventa proprietà e non può completare la strada. Una domanda viene spontanea: perché l'ufficio tecnico affida il 23 e il 30 settembre con due distinte criteri di un affidamento diretto alla ditta Hi-Tech Italia, se è nata l'esigenza di cambiare il tracciato della strada? Una domanda viene spontanea: perché l'ufficio tecnico affida il 23 e il 30 settembre con due distinte criteri di un affidamento diretto alla ditta ai tecnici d'Italia, se è nata l'esigenza di cambiare il tracciato della strada, perché non ci sono verificate altre alternative esistenti di proprietà della stessa Ferrazzana che esistono, sono molto più agevoli e la strada è più corta. In data 30 settembre iniziano i lavori per la realizzazione della strada con un percorso diverso da quello previsto dalla convenzione. La ditta dichiara che è una strada di cantiere. L'interpellato responsabile dell'ufficio tecnico comunale dichiara che si stanno preparando i calcoli per il nuovo incremento armato, si fa prima realizzare la strada e poi si convoca il Consiglio Comunale. A questo punto, solo per ratificare e per modificare la convenzione e il cambio del percorso della strada, infatti il Consiglio è stato convocato. La strada precedente era di 400 passamenti e insisteva sulla particella 346 e 46, che era questa distinta gialla, che è già una strada esistente, molto più comoda per arrivare alla scuola. Si fa quest'altro tracciato che non so come ci gireranno i camion, non lo so. Io personalmente non sono d'accordo che si cambi il tracciato, perché noi abbiamo una convenzione, ha ritirato la concessione e la strada va fatta in quel modo, non questa nuova strada che naturalmente non va, secondo me non va bene. Poi voi siete la maggioranza, la votate, ma io vi dico sinceramente che in questa situazione fare un esposto alla Procura della Repubblica, perché non è consentito di fare quello che noi vogliamo fare. Noi siamo gli amministratori, dobbiamo fare i lavori per la collettività, ma dobbiamo rispettare certe regole, non dobbiamo favorire nessuno. Noi facciamo gli amministratori, qui non è una casa. Questo è tutto. Questo è il mio. Che urgenza c'è di fare l'affidamento di un determinato? Michele, proprio non ha
referendario. Perciò, visto che lui ha detto che è stato uno dei primi a interessarsi di questa strada, credo che debba sapere che qui non si tratta di un proprietario, ma si tratta di una proprietà. Io quando ho parlato mi ho disturbato, ho bloccato anche Fabio, perciò adesso mi dovete dare la possibilità di controrispondere. Ok? Certo. Siamo in un'aula consigliare, c'è un dibattito, ok. Allora si tratta di una proprietaria e non di minus credito. Poi l'urgenza, mi parlate di urgenza. Noi potevamo entro il 30 settembre, termine ultimo per la presentazione del progetto, per poter stanziare i 15.000 euro che si trattano, Fabio, se puoi essere più esplicito per quanto riguarda il finanziamento che si tratta. Il finanziamento ministeriale. Ministeriale, che era scadenza 30 settembre, perciò è stata fatta, come dite voi, la corsa e qual era l'urgenza. Poi mi parlate di interessi personali. Noi avevamo una scorsa convenzione e sono stato anche io a votarla, perché c'era anche io in questa amministrazione ed ero seduto in questo posto, perciò non ci prendiamo sempre i meriti, c'ero anche io qua ed ero nella figura di vice sindaco. Parliamo di una convenzione di 5.000 euro, ok? Se avete letto bene le carte, che fate vedere che il tracciato è più corto, qua stiamo parlando che adesso saranno fatti lavori per 19.000 euro. Cioè il comune recupera, e questo c'è il fondo metro, eccolo qua, perché voi dite solo quello che volete dire voi, ma non dite quelle che sono le carte, e questa è la dimostrazione. La signora Ferrazzano, perché si tratta di proprietario e non di proprietario, si impegna a consegnare al comune lavori per 19.000 euro, nella scorsa convenzione era di 5.000 euro. Come mai questo non lo dite, che sono 14.000 euro di lavori in più che la signora Ferrazzano si impegna a trasferire al comune? 14.000 euro in più. E mi parlate anche di esposti, mi parlate anche di andare davanti a un giudice. Andiamoci davanti a un giudice, le facciamo vedere queste carte e poi vediamo se era più conveniente la vecchia convenzione o quella che stiamo approvando qui oggi in consiglio. Questo qua si tratta solo di ostruzionismo da parte della minoranza, perché non vuole, e lo ripeto, non vuole che questa opera sia realizzata. Sapete perché non vuole che sia realizzata? Perché voi siete abituati alla politica vecchia. Vi dà fastidio che questa amministrazione, dopo 40 anni, ripeto, 40 anni, finalmente realizzerà un'opera essenziale ed utile solo al territorio. Quello vostro è solo ostruzionismo, perciò non mi parlate di opposizione costruttiva, no, voi siete un'opposizione distruttiva e oggi queste minacce fatte in questa sala e anche tramite seconde persone e terze persone e i miei consiglieri dimostra che voi non volete bene al paese, ma fate di tutto per ostacolare quei lavori che servono all'utilità pubblica. E questo ve lo metto per iscritto, e questo è a testimonianza di tutte quante le persone. Non mi hai risposto sul fatto che non è stata fatta prima. Non è stata fatta prima perché il signor Pezzuti, la signora Ferrazzano, con il signor, non hanno ritirato il permesso a procedere. Questa amministrazione si è messa di punta come obiettivo di portarlo a termine. Abbiamo lavorato, abbiamo parlato con l'interessato, con gli interessati e abbiamo portato a termine un punto di incontro a far sì che si realizzasse questa strada. Poi la strada è diversa, o non è diversa? Quella è una strada di cantiere. Ad oggi quella è una strada di cantiere. Ci vuole un'autorizzazione. Ma queste sono cose tecniche. Noi oggi qua, cose tecniche. Allora noi oggi qua stiamo approvando la realizzazione di... Se voi mi scrivete, mi fate l'interrogazione, il signor Rizzo mi fa l'interrogazione affinché venga risolto il problema a Corticelle per quanto riguarda la strada, e poi qui in consiglio comunale fate minacciate di andare dalla magistratura da questo e quell'altro, allora che cosa, la volete fare questa strada o non la volete fare? Poi mi parlate che il tracciato era più lungo perché il problema sopra era ancora maggiore, quello di andare a girare. Sono stati fatti anche dei calcoli, sono fatti anche state fatte delle simulazioni, anche perché c'è da dire che non tutta la particella dove arrivava la strada era tutta quanta della signora Ferrazzano. Se si voleva permettere al Pulpino di poter girare, si andava in un'altra particella che non era della signora Ferrazzano, e questo non era titolo di convenzione, dovevamo procedere con l'esproprio e dovevamo perdere ancora più tempo.
Oggi questa amministrazione vi ha proposto una risoluzione del problema. Perciò se una persona o un consigliere è responsabile, votava a favore e basta. Allora, votare a favore non per abusiva. Un altro abusivo. Cioè, per voi è abusivo, per noi non è abusivo. Allora io poi un attimino rispondo su quello che dice, perché evidentemente non ci siamo, non ci siamo. Allora, la strada prevista precedentemente, con una condizione che c'è di tu quando naturalmente non c'è. Cioè, in base a quella convenzione, voi avete rilasciato una concessione di inizio. Oh. Giusto? Allora, se non si poteva realizzare la strada, perché non si poteva fare la strada, ma i problemi sono che alcuni parenti della signora non vogliono far passare su questa strada. Questi sono i motivi. Successivamente, che tu mi dici, ma la signora spende a posto di 5.000 euro di stomaco, ne spende 3. È un problema della signora, non è un problema del comune. No, non è un problema, non c'è nessuno più, ma non è un risparmio per il comune. Ma scusi, vuoi legare con un risparmio per il comune? Ma voi volete legare con il risparmio? Ma io faccio una convenzione con ma volete risparmiare con il comune? Ma io la cambierei neanche 50 volte se ci fosse una convenzione di questi mesi. Ma c'è una... Ma pure un bambino in mezzo alla strada dice che vuole dare 5 della tua 15 per fare la convenzione, no? Perché tra la signora Ferrazzani e il comune è stato stipulato una convenzione. E poi dice tu mi realizzi la strada grezza, io te la finisco. E a scoglio da 5.000. 5.000. Ora chi è venuto meno a questa convenzione? Non è il comune, è la signora Ferrazzani. Se tu vuoi realizzare il fabbricato, è chiaro che mi devi dare una strada del tentativo. E mi stai dando questo. E mi sono spendo 15, 20 o 50. Non è un problema mio. Perché se no tu non fai più i fabbricati, io come comune ti faccio l'esproprio e poi decidiamo da fare. E poi passano anche tra noi. Se c'è la pubblicità, il problema è un altro ancora, perché qua state parlando di soldi pubblici, quindi la prassi di questa opera era che prima di iniziare si doveva iniziare. Ma non sono stati approvati, ma come lo state iniziando? Ma scusate, ma c'è la strada. Allora, la signora Ferrazzano, appena iniziati i lavori, ha visto che era, si è ripetuta che era migliore fare questa alternativa. E allora si doveva dire che i consigliere. E allora stiamo venendo in consiglio e stiamo facendo quello che dobbiamo fare. Stiamo cambiando la convenzione. E lo state dicendo voi. Ma sì, oggi ma qua che stiamo facendo? Vuoi cambiare la convenzione sulla strada già fatta? Ma questa strada già fatta, se quelle le tracciate, questo è un tracciato di quantità. Io praticamente. Se io faccio un tracciato, ma questa è la transazione, se non lo faccio. Buonasera, io sapete la stima che ho in voi, soprattutto con la minoranza, io parlo dalla volontà della maggioranza e diciamo abito nella situazione con l'osticello e so benissimo diciamo, il problema di quella scuola, so benissimo il problema di quella strada, però io voglio rispondere un po' a voi perché sto sentendo tante stupidaggini per domani, nonostante la stima, perché se parliamo di dire, Anello, mi viene a dire che la strada non è stata fatta prima dell'elezione. Ma la strada, aspetta, posso parlare senza perché io penso che non ho mai interrotto nessuno. Penso che la strada non veniva fatta prima o dopo, non cambiava l'esito delle votazioni, che con uno scatto di 200 voti, non perché è un'offesa a voi, no, penso non cambiava diciamo, l'esito delle votazioni. Però il problema consiste che con Luigi e con tutti quanti l'amministrazione abbiamo fatto una forte pressione alla signora Ferrazzano, perché la strada venisse realizzata per risolvere un problema che da lì prima o poi scappa qualche incidente anche brutto. Sì. Il problema è che la strada si deve fare. Se voi vi ostacolate, il problema non so. Dimmi. No, vai, dopo dico. Poi mi viene a dire, il fatto è sempre opinabile se la strada penso non è stata cementata, asfaltata, penso che è un tracciato di cantiere. Fino a quando insegnate, io quella poca esperienza che ho da costruttore, che la strada fino a quando non viene asfaltata come un buco di una casa viene fatto, è sempre opinabile. Quindi lì la strada penso che la signora ha fatto solo una semplice. Ma ha fatto un tracciato di cantiere. Poi, e ha fatto un verbale dove ha presentato questo verbale all'ufficio tecnico dove ha detto che per forza di causa maggiore, visto che la particella superiore
non è sua, non è di sua, non è, è là il pulmino, purtroppo, se andiamo a vedere, ci possiamo andare a vedere anche su Google, perché questa è una cosa pratica, non è una cosa che la stiamo dicendo tanto per dirla, se andiamo lì, come era stato fatto prima in quella convenzione del 2019, se non veniva effettuato l'esproprio a quell'altra parte, il pulmino là non ci girava mai, non ci girava mai, ha fatto questo tracciato che è anche più comodo, ma non solo per il pulmino, a parte che la strada sarà doppio senso adesso. E prima erano previsti, quanti metri erano previsti nella convenzione? 4 metri? 5 metri? Quanti metri? 3 metri e mezzo. Quanti metri? 3 metri. E mo quanti metri sono previsti? 5 metri. Abbiamo 1,5 metri in più. Cioè, non so di che cosa stiamo parlando. Allora, io darei tutte le ragioni di questo mondo alle tesi dell'opposizione, ma se fosse uno svantaggio per questo F, se fosse uno svantaggio per questo è, io sarei il primo a non votarlo, sarei il primo a dire no, non si deve fare. Se mi portavano qui oggi sul mio tavolo un progetto che andava a svantaggio a questo è, io sarei stato il primo. Oggi qua invece no, stiamo parlando di un vantaggio per l'ente, un vantaggio non solo per quanto riguarda che possono dire di velocità, per quanto riguarda l'economia dell'ente, ma soprattutto per la vita dei bambini. Vabbè, lasciamo perdere quello che queste sono le cose che alla fine noi. Scusami un attimo, io da poco mi comincio a uscire, non sapere niente di questa storia. Io sono passato di là stasera. Sembra quello è un deposito, uno sbarramento dove possono mettere sicuro stampe. Non dobbiamo andare in strada, perché là non esiste strada in questo momento. Sicuramente andrà fatta là, sicuramente andrà fatta là, o si farà con 10 metri di solo. Ma non parlate di strade, per parlare soltanto di piazzale. Angelo, scusa, no, posso rispondere su quello che dici? Allora, dobbiamo mettere da parte tutte... Ma io metto da parte tutto. Il problema, sai qual è? Che io mi prendo una responsabilità su una cosa che non si può fare. Tu mi dici, quello ha fatto, pure che ci voglio mettere. Ma il problema è un altro. Là c'è una macchia mediterranea. Prima, secondo, ha tagliato le frecce, terzo, ha fatto lo sterrato, ma potrebbe essere anche una strada di arrivo. Però quando ci siete stati sul posto, la prima cosa che vi dovete chiedere, scusa, ma hai avuto mai un'autorizzazione per fare questo? E allora questo, se avete l'intenzione, dovete dire, sentite, quella strada sopra non la posso fare, allora il tracciato deve essere cambiato, pure facciamo la convenzione, facciamo il progetto, cambiamo il tracciato, veniamo in consiglio e approviamo. Per me era normalissimo. Tanto che io ci tengo quella strada, però io oggi votarti una cosa che non è fattibile, perché i soldi non sono miei, né vostri, sono soldi pubblici. Io rischio di farmi una causa penale, perché io sinceramente so come funziona. Io come amministratore ho dovuto imparare il codice civile e il codice penale, perché so come va a finire, perché qua è un ente pubblico, non solo a casa mia.